Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome, uno degli ultimi in assoluto, anche perché qua adesso facciamo subito veloce a fare il 7 luglio dell'11. No, 24 luglio dell'11. Hanno tantissime corti ma non hanno più manpower, allora io non capisco se stanno usando dei mercenari. Penso di no in realtà, perché stanno guadagnando tanti soldi. O guadagnano in un modo enorme soldi, per cui le può fregare di meno. Però hanno davvero troppe corti. Io speravo che diminuisse questo numero. Speravo davvero che diminuisse questo numero. Non c'è qualche nemico della Mauria, porca miseria, con cui posso fare una coalizione? Sono fuori anche dal nostro range diplomatico, sono dall'altra parte del mondo. Come perdiamo uno di stabilità? Wow wow wow, ehi ehi. Oh, non sono d'accordo io così a perdere stabilità gratuitamente. Scorned Family, ah sti Bahalnidi, ma i Bahalnidi hanno qualcuno di decente che posso scegliere per, non lo so, questo esercito? Questo è il livello 0 di militare, ma mi stai chiedendo di mettere quello? Allora, andiamo, dove ci sono le navi? Là, le navi stupide, tieni, mettiamo un Bahalnid, oh, tieni, capo di una nave completamente inutile, bravissimo. Bravissimo, sei stato promosso a inutile, a persona completamente inutile per lo Stato. E verrai pagato, visto che sei inutile. Gennaio, ci stiamo avvicinando, siamo pronti? Oddio, no, non siamo pronti. I forti sono a posto? No, questo sta ancora finendo di costruirsi. Mannaggia. Questo si è finalizzato di costruire, non neanche. Questo è a posto. Perché costruzione 2 su 2? Ah, perché hai iniziato a costruire l'altra. Se, quando è che finisce qua? Non lo dice neanche. Quando è che finite questo? Maggio, ok, maggio è a posto. Qua invece un po' meno, perché quando lo finisce? Tra 2 anni. E qua? A dicembre. Dovrebbe bastarci. No, questo era uno tosto. Mediamente, sì. Se ci iniziano a morire i generali potenti è un gran problema. Perché come abbiamo visto non c'è gente. Navi, abbiamo navi? Sì. Facciamo che assemblarle tutte là. Dai, un pochettino in più le abbiamo fatte alla fine. Avrei dovuto pensarci forse prima a questa situazione qua. Diminuisci. Altri soldi. E arriviamo a 137 con queste che sono, si sono unite adesso. Ma qua ne stanno ancora costruendo? No, non stanno costruendo più nulla. No. Mi sa di no. Stanno costruendo solo negli altri. Loro ne hanno 138. No, è sparito il tizio che curava. Porca miseria, non è una buona notizia. Anche perché siamo ancora senza figli, vero? Sì. Ha 65 anni ed è senza figli.
Tira un po' sulla legittimità per piacere. Forzatamente è vero, ma ci serve perché ci sarà un casino poi dopo con la successione. Tu sei sposata o no? No, non è sposata? Vai. Ma c'è 52 anni. Ci sarà una crisi enorme qua. Se non abbiamo dei figli. Ma sono tutti vecchi gli eredi possibili. A meno che non va sto tizio qua che è super alla lontana. Che problemi. Oh, siamo a settembre, porca miseria, non me ne sono accorto. Pronti? Pronti o non pronti? Dobbiamo. Ok, questa è la capitale della Rudiana, è ottimo perché noi abbiamo bisogno proprio di tenere quella. No, se noi stiamo qua, non è un problema perché loro hanno questa... Cioè ce l'abbiamo nel nostro forte, all'interno dell'area di azione del nostro forte, per cui dovremmo riuscire a gestire la situazione. Qua ce ne stanno in 38, va bene, metteremo 40. E qua anche saranno in 40. E facciamo avanzare poi questi qua. Questi qua. Questi qua. E questi in qua. Diminuiamo a 2 la velocità perché qua avremo da stare attenti a molte molte cose. Avevano messo un forte in questa zona, no? No, ce n'è uno là sotto. Là sopra, ma l'avranno tolto forse. Mi ricordo bene che ce n'era uno. Avviciniamo questa gente. Quindi noi in realtà qua dobbiamo per forza muoverci, non ci basta prendere quello perché dobbiamo arrivare fin là sotto. Wow 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 wow, c'è della gente qua che ci sta attaccando. Già così subito. Ma sono senza generale, però con questi dobbiamo andare subito in soccorso perché avremo dei problemi. Allora, io farei che iniziare a far partire la gente in qua, perché dobbiamo espanderci anche da qua sotto e ho bisogno di parecchie truppe. In generale. Morto un governatore, qua mettiamo l'unica cosa che c'è rimasta. Allora. No, stiamo perdendo tantissimo. Ma perché ne sono arrivati altri nel mentre. È inutile che ci andate addosso. Niente, dobbiamo andarci in forze... in gran forza. E qua nulla. Facciamo che traslare tutti.
Non pensavo fossero già così pronti. No, non pensavo proprio. Prima di muoverli aspetto che si liberi un po' di gente in là. Avanzate per piacere. Soldi vanno bene, vanno sempre bene i soldi. Per quanto ci stanno mettendo ad arrivare, porca miseria. A fine che ci facciamo asfaltare ancora, dai. Oh, per fortuna questa volta siamo vittoriosi. Sì, adesso però questi devo bloccarli perché... No, vabbè, voi andate qua. È deserto, prendiamo attrito uguale, vabbè. Prendiamo altri 20.000 uomini qua. E trasliamo. No, beh, così li terrei qua sotto per farli passare da sotto. Ok. Aia! Stanno facendo il giro della... Porca miseria. Quello non l'avevo preso in considerazione. No. E sono in gran numero. Cioè il forte non blocca la parte di... deserto. Porca miseria. Porca miseria. Qua si è messi male. Sì. Non possiamo costruire delle fortificazioni aggiuntive in questo momento. No. Assolutamente non possiamo. Come gestione strategica non sono per niente una belva, eh? Lo abbiamo capito. Ci ho fatto un forte di livello 2 qua, ma... servirà poco, mi sa. Ci sono dei forti qua, per caso, che possono bloccare a un certo punto? No. Facciamo un forte qua, magari non lo faranno mai in tempo, ma... Ma dobbiamo provarci, per evitare che ci sfondino completamente di là.
Dai, ce la facciamo per piacere. Ok, allora, quelli stanno arrivando in qua, quindi facciamo che. Okay. Il problema di fare una striscia continua fin qua è che possono sfondarci da tutti i lati possibili immaginabili e chiuderci malissimo. Hanno ancora tantissime coorti, molte più di noi. Hanno del manpower? No, non ce l'hanno quasi. Starving Pops ad Alessandria, eo. In questo momento non ho intenzione di gestire quel tipo di situazione. Ma no, perché mi arrivano di qua? Mi vengono a rompere proprio le scatole, eh? Dovrò gestire un confine non multiplo di più. Allora, nell'outline facciamo che nascondo le controller d'armis, automatic armis, provincial armis, controller navies, automatic navies. E tengo solo quello per vedere i combattimenti, gli assedi e tutte le robe. No, queste 146, muovetevi qua a recuperare queste altre tre, così almeno per ora dovremmo essere in superiorità navale. Ottimo. No, con questi mercenari direi avanziamo. Ci hanno preso Canepsa. È una brutta fregatura. Sì. Queste navi possiamo anche mandarle qua, credo che sia abbastanza sicuro. Ok, assedio di Basma. Dobbiamo iniziare a salire su, veloci come non so che cosa, però dobbiamo arrivare fin là. Allora, correte lì. Correte qui e voi altri a Taftan. Poi voi 20.000, rientrate qua. Quelli si spostano, ma chissà da dove vogliono prendere, vogliono girarmi di sicuro. No! Com'è la Macedonia? Porca miseria. Macedonia ha dichiarato guerra a Kos. Ma la Macedonia... sono da soli? Hanno 33 coorti. Vaffanbrodo, vaffanbrodo. Abbiamo dei mercenari qui in giro. Sì, sono un numero enorme. 90.000 mercenari di livello 6. Quanto mi costano? Settantacinque al mese, quanti ne guadagniamo? 168. Va bene, allora, dove sono le mie navi qua? La mia flotta enorme. Dove l'ho parcheggiata? Dove ho parcheggiato la flotta? Ma sul serio, dove ho lasciato la flotta? A un tempo avevo una flotta mica da poco. Dove è sparita? Controlled navies.
110. Beh, perché sono là? Boh. Andate qui. Adesso cercheremo di seguire entrambe le cose.